amici telespettatori, un cordiale saluto e bentrovati da parte di Alessandro Santarelli e Piero Giambruni. Signori, ci siamo. Quest'oggi il Livorno si gioca la Serie B qua a Treviso, anche se sembra di essere, come c'è scritto, in uno striscione in curva all'Ardenza. Almeno 4.000, forse anche qualcosa di più, gli spettatori amaranto giunti qua a Treviso. Di fatto lo stadio per tre quarti è colorato tutto di amaranto. La curva alla sinistra della postazione alla quale vi parlo è piena come un uovo, non c'entra più nemmeno un capello. Anche i distinti alla sinistra, sempre della nostra postazione, sono tutti colorati di amaranto. Gran parte della tribuna, insomma, il pubblico come sempre ha risposto e si è trasferito qua in Veneto. Oggi, diciamo, il Livorno si gioca la Serie B, è la 32esima giornata, la 33esima giornata di campionato, l'ultimo ostacolo per gli amaranto che affrontano questa trasferta ancora con un punto, un punticino di vantaggio sullo Spezia. Chi oggi intorno alle 19 sarà sempre in testa alla classifica potrà stappare lo spumante, perché la Serie B sarà lì a un passo. Per il Livorno c'è prima però l'ostacolo di Treviso, un ostacolo importante, la presentazione della gara al nostro Piero Giambruni. Caro Alessandro, ma cosa vuoi presentare? Ci siamo, Treviso-Livorno, punto e basta. La partita in cui gli amaranto si giocano il sacrificio, il lavoro di una stagione. Una partita che il Livorno dovrà affrontare con intelligenza. Il Treviso presenta qualche defezione, specialmente in difesa, e quindi il buon Iaconi ha pensato bene di aggirarli sulle fasce come avevamo auspicato un po' tutti. Comunque, per informazione, Alessandro, ti ripasso il microfono. Livorno in campo con Palmieri, Cannarsa e Mezzanotti, Gelsi, Perna, Fanucci, Ruotolo, Grauso, Piovani, Protti e Saverino. Intanto c'è un minuto di raccoglimento, evidentemente sentiamo lo speaker, un calciatore di un giocatore di una società qua vicino, quindi c'è un minuto di raccoglimento, tutti a battere le mani per questo sfortunato ragazzo. Dicevo, Livorno, abbiamo letto adesso la formazione. Treviso risponde con Fortin, Piano e Filippi, Bianco, Bellucci e Smanio, Magnani, Paravicini, Giacomo, Lorenzini, De Francesco e Borriello. In panchina per Livorno Amelia, Alteri, Melara, Chiellini, Doga, Basso e Serafini. In panchina per il Treviso Marconato, Memmo, Morante, Breschi, Vendrame, Pagnon e Cavaliere. L'arbitro della partita è il signor Cristian Brighi di Cesena. Ci siamo, tutto è pronto. Livorno che nel primo tempo attaccherà da sinistra verso destra sotto la curva dei tifosi del Treviso. È iniziata la partita, la presentazione, a questo punto lette anche le formazioni, a Piero Giambruni. Caro Alessandro, sei in prima partita, sei teso, perché io l'ho fatta 2 secondi fa. Sì, sono teso, ebbene sì, anche i cronisti hanno un cuore. Avanza il Treviso, maglia bianca e celeste, maglia amaranto, calzoncini amaranto per il Livorno, pallone che finisce in curva, rimessa in gioco per il Treviso, palla dentro, c'è Perna che cerca di intervenire sulla sfera, riesce a deviarla, quindi Saverino, ancora i trevigiani in avanti, pallone che finisce sul fondo. Però si può dire che ci sono delle novità anche importanti in casa amaranto, Piero. Sì, come ho detto prima, non c'è Alteri perché probabilmente il mister avrà ritenuto opportuno, per scardinare il fortino trevigiano, agire un po' prevalentemente sulle fasce. È una cosa che condividiamo in pieno, perché noi abbiamo i Protti, i Piovani e il Ruotolo che potrebbero far male da quelle parti. Può far male ora però Paravicini, attenzione, si prepara al traversone effettuato, ribatte Armandino Perna in fallo laterale, rimessa in gioco per i padroni di casa, perché si gioca a Treviso anche se il pubblico è nettamente superiore con la maranta. Attenzione a Bellucci, si gira nel mezzo, libera Cannarsa, manca anche Vanilli fermato da uno stiramento, manca Ivan squalificato, questi è Francescone Palmieri che va a recuperare il pallone, lo blocca, lo fa suo Andrea, Ivan è in curva con i ragazzi degli ultra amaranto. Fanucci si gioca da un primo e 43 secondi,
avanza Cannarsa, Fanucci centrale, sulla destra Cannarsa, sulla sinistra Perna, il tocco d'esterno di Saverina, messo in movimento Gelsi, ancora il Save, cerca Piovani che agisce praticamente da punta insieme a Protti. Piovani alla caccia del pallone, buono il lavoro di Francesco Parravicini, mette in movimento Pianu, invita al gioco Filippi, profondità Lorenzini, l'ex Amaranto perde il pallone, attenzione, lo recupera ancora Lorenzini che oggi ha praticamente tutti gli occhi puntati, prova la battuta da fuori, sul fondo il tiro di Lorenzini. Si è liberato bene, credo che giustamente, siamo professionisti, il buon Giacomo cercherà di fare una partita importante, si è diciamo ben liberato, un bel siluro alle spalle, fortunatamente alta sopra la traversa di Palmieri. Fanucci ha messo in movimento Perna, restituisce palla a Fanucci, da quest'altra parte Cannarsa avanza, alla caccia del pallone c'è Borriello. Cannarsa in fallo laterale, rimessa in gioco per gli Amaranto con Iuri che mette subito in movimento Fanucci. Stefano Fanucci avanza, palla al piede, la gioca su Cannarsa sulla pressione di Magnani. Perna, ha servito Fanucci, Gelsi subito in pressione, vanno i giocatori del Treviso sui portatori di palla e questa mi sembra la prima mossa studiata da Orrico, non far ragionare il Livorno con la costante pressione sul portatore. Fanucci, arriva Cannarsa a dare una mano anche Ruotolo, libero centrale Gelsi, il pallone per Piovani, non si capisce con Ruotolo, rimessa in gioco a favore del Treviso. Lorenzini spizza di testa Ruotolo, difende il pallone, lo mantiene in campo Cannarsa, ha un varco fra due uomini su di lui Lorenzini, Cannarsa, fallo commesso da Francesco De Francesco, calcio di punizione tutto per gli Amaranto. Ruotolo, Fanucci, largo Perna, Fanucci palla al piede, con il sinistro sbaglia, serve De Francesco, cerca la profondità verso Borriello, Perna su di lui, Borriello alla meglio, ma la rimessa in gioco dovrebbe essere per il Livorno, l'ultimo tocco è stato proprio di Borriello. Dicevo, pressione costante sui portatori in maniera che i giocatori di Amaranto non riescono a ragionare. Sì, non è una novità per il Treviso quest'anno, lui ha due centrocampisti, gioco forza, Smani e Paravicini al centro, che stanno giustamente attuando un pressing, il loro gioco, loro sono incontristi, non certo registi. Sulle fasce Magnani a destra, De Francesco a sinistra, sono loro che dovranno creare qualcosina, con Borriello decisamente a ridosso di Lorenzini. In difesa Bianco a destra, Filippo a sinistra, i centrali sono Pianu e Bellucci. Colpo di testa di Bellucci, pallone che sfila fin su Bianco, con il destro la rimette in movimento, il colpo di testa da parte di Mezzanotti, il pallone sembra buono per Piovani, prova la girata Piovani, Fortin in due tempi su questo tiro di Piovani, piuttosto debole, ha fatto bene però il Pio a provare subito la battuta, Fortin con il suo tradizionale cappellino che mette anche quando piove forse. Chi lo sa. Treviso in avanti, c'è varco sulla destra, si libera Borriello, su di lui Perna, il duello, guadagna un calcio d'angolo, è un bel elemento Borriello, Piero. Sì, Borriello è un gran giovane, tutti gli occhi sono puntati, metà del Treviso, metà del Milan, sembra che la metà del Milan sia già stata venduta al Como, saremo a vedere il prossimo anno. Attenzione ora al calcio d'angolo, pallone che spiove, Lorenzini non ci arriva, poi va al colpo di testa Pianu che finisce alto sopra la traversa, niente di fatto dunque al quinto minuto, corner per il Treviso, pallone alto sopra la traversa, Francesco Palmieri è pronto al rinvio, sentite il caloroso tifo, il sostegno degli oltre 4.000 Amaranto, rinvio di Palmieri. Nella zona di Mezzanotti, salta ma non ci arriva, direttamente in fallo laterale il pallone per la rimessa in gioco a favore dei biancocelesti. Movimento di Parravicini, Ruotolo, può ripartire Gennarino Ruotolo sulla destra, mette in movimento Saverino, almeno ci prova Bellucci, ecco Igor Protti, toccato il primo pallone, su di lui De Francesco, Saverino da Tergo, messo a terra da Filippi, calcio di punizione per il Livorno, messo giù Saverino,
piazzato per gli Amaranto all'altezza del settimo del primo tempo. Saverini ruotolo sul pallone, Protti va piano piano vicino al cuore dell'area di rigore, c'è anche Piovani, arriva Fanucci, rimane indietro Perna, torna anche Grauso, la finta di Saverino. Ha detto l'arbitro, mi chiede la distanza per ripartire, bisogna che fischi io. Perché il fischietto ce l'ho io. Fondamentalmente è lui che decide. Gelsi, ruotolo, il destro, la finta, ruotolo, ancora Saverino, il sinistro, si libera di De Francesco, prova ad andare, Saverino, lo spazio c'è, mette movimento, ruotolo, fuori, 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 fuori. Pallone che è finito fuori. Almeno dalla mia postazione, devo essere sincero, ha visto il pallone fuori. Ma non lo so, onestamente da qua sì, non siamo in una posizione felice. Sembrava, no, il Serenino ha subito alzato la bandierina, quello è vero. Quello è vero, ci mancherebbe altro, quello è vero, però onestamente ho qualche dubbio. Io ho visto, per quello che ho visto io, il pallone era fuori. Comunque poi avremo il conforto delle immagini. Comunque rinvio di Fortin, tra l'altro gol arrivato a gioco che era fermo. Grauso al colpo di testa. Pianu. Fortin esce dall'area di rigore, portiere del Treviso va al rinvio, cerca Borriello, su di lui l'intervento di Yuri Cannarza. Vediamo un po' l'arbitro, sta chiamando Protti e Saverino, l'invita a star calmi. Vediamo Brighi di Cesena che ha spiegato evidentemente l'episodio di prima. Sì, Saverino e Protti stavano ancora continuando a parlare con il collaboratore, questo non è permesso. Cannarza, anticipo su Lorenzini, Saverino finisce a terra, si prende il calcio da parte di Parravicini, calcio di punizione per il Livorno. Non è certo un amichevole quest'oggi e nemmeno Coppa Italia. Cannarza, vicino a lui Fanucci, eccolo servito Stefano Fanucci, largo Perna, attende il pallone anche Gelsi che è guardato a vista però da Piano, quindi non c'è lo spazio per il passaggio. Piovani, Bellucci, attenzione, Pio aveva insistito, De Francesco al colpo di testa, serie di colpi di testa a terra, rimane contuso Grauso, colpi Piero da una parte e dall'altra. Ma è una partita importante, fondamentale, lo sappiamo, l'importante è non cadere nel tranello, rimanere calmi perché Livorno può vincere, quindi calmi, calmi, calmi. E ha fatto bene Michelino Gelsi, è andato a prendere Saverino e gli ha detto ora basta, e in effetti bisogna mantenere la calma. Vediamo Grauso che si rialza, Claudino Grauso, intanto tutti in piedi qua in tribuna, quindi noi non vediamo più niente. Si dovrebbe riprendere con un calcio a due forse, se riusciamo a rivedere il campo. Bellucci, decimo della primo tempo, 0-0, partita molto molto spigolosa. Fanucci si riparte da Cannarza, abile e arruolato il mastino amaranto Claudio Grauso, ruotolo, colpo di testa di Filippi, Protti tra due avversari, calcio di punizione. È una bella posizione questa. Sì, vedo Protti anche oggi, spero sia, e lo sto vedendo da questi primi momenti, in buona forma. Noi comunque, per quanto concerne questi primi atti di nervosismo, c'è un buonissimo arbitro quest'oggi, Cristian Brighi di Cesena, credo sia il migliore che io abbia potuto vedere quest'anno, potrebbe essere tranquillamente una garanzia. Vuole provare Davide Saverino, Fortin sul primo palo, Saverino può scaricare il suo velenosissimo sinistro, ecco il tiro di Saverino, traversa, traversa, rete, rete, rete di Piovani, 1-0. Ragazzi, questo è un gol, grandissima posizione di Saverino, grandissima traiettoria, Fortino non poteva farci niente, le ha buttato sulla traversa, è arrivato come un falco Piovani che l'ha gettata alle spalle dell'incolpevole Fortin. Teniamo duro ragazzi, Treviso 0, Livorno 1, inizio migliore non ci poteva essere, e l'avevo detto! Piovani ha siglato il gol dell'1-0 così come all'andata,
Piovani, Livorno che passa in vantaggio all'undicesimo, grandissimo anche il merito di Saverino che ha messo il pallone praticamente all'incrocio dei pali, c'è stata la traversa di Saverino, poi è arrivato Piovani che ha messo il pallone in rete, 1-0 per gli Amaranto, e poi c'è stata la grande esultanza del pubblico Amaranto, 1-0. Parravicini, recupera palla ancora il Livorno, Saverino, Gelsi, Ruotolo, ora vai Livorno, ecco Saverino, viene messo giù da numero 8 che è Parravicini, calcio di punizione per gli Amaranto, Saverino ancora, vicino a lui c'è Gelsi, ancora Saverino è la posizione di prima, ci può riprovare il Save, vediamo un po', due in barriera per il Treviso, Saverino, ecco il sinistro di Saverino, questa volta finisce alto, Pier. Ha provato a metterla sul lato opposto della precedente fortunata versione, palla alta sopra la traversa, forza ragazzi. Treviso 0, Livorno 1, è un risultato fino a questo momento importantissimo. Colpo di testa di Borriello, allontana Mezzanotti, poi Grauso. Pianu. Avanzano ora gli uomini di Orrico. Lorenzini non riesce ad agganciare il pallone che finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco per il Livorno, partita ovviamente ancora molto molto lunga. Piovani. Troppo lungo. Autore del gol Gianpietro Piovani. E devo dire che insomma chi viene a Amaranto la settimana prima, la settimana dopo segna, insomma, era successo con Melara, con Piovani. Non spargiamo la voce perché ci vuole uno studio nuovo però, eh. Rimessa in gioco per gli Amaranto, 14esimo. Ecco Saverino con una sua magia. Il pallone si è stampato sulla traversa. Piovani come un falco. Perna. Eccolo qua il Pio. Mezzanotti. Palla dietro per Perna. Apre tutto verso Cannarza che può andare a recuperare il pallone. Attaccata adesso da Borriello. Va a Cannarza. Protti. Fra due uomini. Viene messo a terra Protti. Su di lui lavora De Francesco, l'arbitro interrompe il gioco e comanda il calcio di punizione a favore del Livorno. Gelsi, Ruotolo, Cannarza, Fanucci, Fanucci, Cannarza, metà campo Amaranto, superata con questo pallone per Protti, fuori gioco segnalato, credo ci fosse. Sì sì, c'era Ruotolo al momento del lancio di Protti di prima, era al di là della linea Maginot, bianco-azzurra, il collaboratore del signor Brighi era proprio a un passo, nessun problema per lui. Fortin con il destro, cerca Lorenzini, salta a vuoto, colpo di testa di Bellucci, cerca il solito Magnani sulla destra, ci sono due uomini su di lui, Magnani prova a portarli a spasso, arriva Grauso, era stato superato Mezzanotti, Grauso ha messo in fallo laterale, ottimo lavoro in fase di copertura di Grauso. Lorenzini spalla alla porta, fermato, si dovrebbe trattare di rimessa da fondo perché è stato proprio Lorenzini a mettere sul fondo. Magnani oggi è spostato a destra, è quel giocatore, quel numero 11 che all'andata sulla fascia sinistra ci fece vedere, forse fu uno dei pochi che si salvò della compagine trevigiana. Il rinvio di Francesco Palmieri al 16esimo del primo tempo con gli Amaranto in vantaggio al tennis di Treviso per 1-0 grazie al gol messo a segno al 13esimo del primo tempo da Piovani. Perna, Mezzanotti, retropassaggio, Palmieri allontana, colpo di testa di Saverino, Bellucci il capitano dei Veneti con il destro, il lob verso Ruotolo, colpo di testa, Protti di tacco, non gli riesce,
Prova ad andare via allora Filippi. De Francesco, fermato fallosamente da Grauso. L'arbitro invita Grauso alla calma. Calcio di punizione a favore del Treviso. C'è Giacomo Filippi sul pallone. Battuto il calcio di punizione, De Francesco, cross ribattuto, attenzione ora Filippi, libera perna su Lorenzini, pallone che si impenna, rimane lì, in fase di copertura c'è Protti che ha commesso fallo, calcio di punizione a favore del Treviso, anche Protti torna a coprire, bello il duello tra De Francesco e Protti. Beh, sono due giocatori che per quanto concerne colpi da biliardo se la danno, io mi gioco sempre il mio Protti, ci mancherebbe altro, ma anche Francesco è un buonissimo giocatore. Attenzione a questo calcio di punizione per il Treviso, c'è un gran mucchio in area di rigore, vediamo un po', barriera formata da Grauso e Ruotolo, pallone dentro, riesce a liberare Fanucci, si impenna Bellucci, la girata di Gelsi che allontana, sempre lì però il pallone, in area di rigore, Cannarza di testa, Protti ci prova, rimane a terra, l'azione prosegue, Ruotolo, c'è Protti a terra e ora Piovani mette fuori per permettere a Protti di essere soccorso, gran mucchio lì tra l'area e la tre quarti. Sarà importante adesso cercare di far passare alla svelta questa sfuriata veneta, perché il pallone da quelle parti non è che mi piaccia un granché, sarebbe bene che qualcuno riuscisse a portare altro alla squadra, di non farsi schiacciare nella nostra metà campo, capiamo che in campo siamo 22, non siamo solo in 11, però questo dovrebbe essere lo sforzo in questo frangente. Palmieri ha servito Fanucci, intanto siamo giunti al 18esimo, quasi 19, Livorno in vantaggio per una rete a zero. Fanucci, Cannarza, Bellucci, Bellucci avvicino a sé Filippi, preferisce servire Bianco, poi Parravicini, scende Magnani, anzi si tratta di Pianu, riceve Lorenzini su di lui, perna in prima, Mezzanotti in seconda battuta, Lorenzini guadagna una rimessa laterale in zona di attacco. Trattoria da Galileo di Ivo Piagneri, il tempio del cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno dal 1959. Trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. CM Traslochi, nazionali internazionali, ovunque presto e bene, www.cmtraslochi.it. Macelleria Banti a Livorno e troverai carni di ottima qualità e servizi a domicilio, ma non solo. Servizio poni pollo direttamente a casa tua, polli e rosto, contorni e tante golosità. A tutti i tifosi amaranto verrà offerto un gustoso omaggio. Chiamate subito lo 0586 89 77 44. Dal 1946 OMAB Costruzioni Metalliche svolge l'attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica medio-pesante per la realizzazione di edifici civili, capannoni industriali, tettoie, soppalchi e scale. OMAB Costruzioni Metalliche, via Goldoni 23, Cascine di Buti. Parcheggio sotto casa, proprio sotto sotto. Consabit, Consorzio Abitazione Livornese, vi offre l'opportunità di acquistare un posto macchina nel nuovo parcheggio in Piazza della Vittoria a Livorno. Non perdere l'occasione. IVA al 4%, detrazioni fiscali pari al 36% del costo di realizzazione, anticipazione bancaria pari all'intera spesa d'acquisto, mutui decennali e sovvenzioni quinquennali a condizioni particolarmente vantaggiose. Per informazioni, Consabit, via Martin Luther King 21, Livorno. Special Bagno, fabbrica di mobili e accessori per bagno. Su richiesta eseguiamo mobili e specchi di tutte le misure e tutti i colori. Special Bagno lo trovi in via Livornese Est 68 a Perignano e nei migliori rivenditori della Toscana. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzato Alfa Romeo, esegue riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive.
Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81, Livorno. Tecnologia ed esperienza al vostro servizio. Estetica Lianas, via Santa Apollonia 11, Pisa. La tua vasca da bagno è vecchia? Oggi puoi avere una vasca nuova sopra la vecchia. Nessuna demolizione o intervento di muratura, nessun intervento idraulico, non vengono rotte le mattonelle esistenti. Installazione in 3-4 ore, un grande risparmio in confronto ad un lavoro di demolizione e niente polvere. Ma non solo, per rubinetterie incassate nei muri che perdono e non riparabili, inseriamo un moderno miscelatore, sempre senza rompere niente. Da noi puoi trovare inoltre un anticalcare magnetico progettato dalla NASA. Per informazioni telefono 050 23 543 e 339 37 70 088. Vengo spesso a Guamo da Lorenzo Pacini. Ho arredato casa con lui. E siamo diventati amici. Poi ogni tanto ci torno, ma non solo per comprare, per vedere. Senti il bello anche nel singolo pezzo. Trovi sentimenti intagliati nel legno. Per questo ci vengo. C'è qualcosa che mi piace qui, qualcosa di buono. In lui, nella sua famiglia, nelle cose che fa, c'è aria di casa. Liberty Rent can rent you 6, 7, 8 and 9 seats vans from Fiat Multipla, Scudo and the top Fiat van Ulisse. Also Ducato are available in all needed versions, all with hi-fi stereo and air conditioning. Liberty Rent can also rent high comfort coaches from 16 to 51 seats with all comforts. Hi-fi stereo, color television, toilet, bar area, and very professional drivers. So don't delay. Book right now at Cascina, Pisa, Galilei Airport of Pisa, or at the Livorno Harbour. Don't forget, Liberty Rent is a successful name, a big organization to serve you for pleasant holidays. Avrei potuto diventare un velocissimo camion dei pompieri o trasformarmi nel mostro più spaventoso o perfino volare sulla luna. Quante cose avrei potuto fare se non avessi contenuto un televisore così straordinario. In tutti i punti vendita CDS e Euronics. Trattoria da Galileo di Ivo Pianieri, il tempio del cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno, dal 1959. Trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. Sì. Filippi. Lorenzini d'esterno, pesca ancora Parravicini, lungo lancio verso Borriello con Fanucci che lo anticipa, Cannarza nuovamente Fanucci, si affida molto ai lanci lunghi il Treviso, adesso Fanucci, Fortine si leva il cappellino e con il cappellino in mano va al rinvio, fuori gioco di Borriello. Quasi una notizia questa, eh? Si è tolto il cappellino, cappellino in mano e con il piede Fortinata al rinvio. E abbiamo visto che anche rosso di capelli. Calcio di punizione per gli Amaranto, 25esimo del primo tempo. Uno ancora in vantaggio per una rete a zero. Perna. Fanucci. Perna. Capitano Bellucci. Colpo di testa di Gelsi, quello di Protti. L'arbitro interviene, comanda un calcio di punizione a favore del Treviso. Bianco, Piano, Magnani, Lorenzini, 1-2 nello stretto, il campo è finito e il pallone finisce in fallo laterale. La rimessa in gioco è tutta per il Livorno che conduce per una rete a zero. Colpo di testa di Piano, non è finita l'azione del Treviso perché recupera Bianco,
C'è largo Bellucci che riceve. Bellucci, Filippi, Bellucci, è chiuso il Livorno e non fa ragionare il Treviso che non ha spazi. Bianco, perna di petto, elegante, Grauso, poi si scontrano i giocatori del Treviso. Gennarino Ruotolo prova a galoppare sulla destra, lancia in avanti, non trova compagni, allora Bellucci, Fortin, palla al piede, Bellucci esce dall'area di rigore e va lui al rinvio, cerca la testa di Lorenzini, anticipato per l'ennesima volta da Cannarza. Ora Filippi, De Francesco, c'è Ruotolo a uomo su De Francesco, diventa spesso e volentieri il quinto di difesa, quinto di destra. Calcio di punizione per il Treviso, De Francesco sul pallone, vorrà probabilmente pennellare nel mezzo, Borriello in avanti, arriva anche Bianco poi a cercare la posizione, c'è persino Bellucci. De Francesco, il traversone, Palmieri sicuro può arpionare e bloccare, fa suo il pallone Francesco Palmieri. Cannarza, Fanucci, ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo, il Livorno in vantaggio dal tredicesimo grazie al gol di Piovani. Fanucci, Cannarza, lo attacca Lorenzini o quantomeno ci prova, pallone che arriva a Piovani, di petto, aggancia, è andato a terra sul controllo, Borriello ha commesso fallo su Fanucci, calcio di punizione. Direi che al di là delle due azioni amaranto, di cui una portata al gol, Piero, è accaduto ben poco. Ma il Treviso sta cercando di costruire la partita, lo faceva prima sullo 0-0, lo sta facendo a maggior ragione adesso che è sotto di un gol. Però c'è questa difesa del Livorno che inizialmente è partita a tre, ma che poi in pratica si difende con cinque elementi spesi volentieri, visto i due esterni, Ruotolo e Mezzanotte, che sono portati un po' più a difendere quest'oggi, ovviamente siamo sull'1-0. Quindi gli spazi non sono moltissimi, se ci metti un Gelsi e un Grauso che arrepiano tutti i palloni al centrocampo è una bella copertura, che diamine. E poi davanti c'è qualche signorino che non disdegna quella qualche puntata davanti. Deve uscire a bordo campo Saverino, che ha preso l'ennesimo colpo e ormai lui da inizio campionato, e quindi avrà anche qualche acciacco sulle spalle. Piovani, arriva Ruotolo, bella palla, il cross ribattuto, De Francesco, Ruotolo, Piovani, cross, libera la retroguardia del Treviso, un po' in affanno Gelsi, voleva Protti, trova da quest'altra parte Magnani che serve Fortin, l'estremo trevigiano da là all'azione dei suoi, mentre rientra Saverino, nuovamente 11 contro 11. Magnani, Parravicini, lo prende in consegna Gelsi, Magnani, Borriello, due uomini su di lui, Mezzanotti lo ferma in fallo laterale, la rimessa in gioco a favore del Treviso, 29esimo del primo tempo, conduce il Livorno al Tenni per una rete a zero. Magnani, su di lui Gelsi, ancora una rimessa laterale per i veneti, perna su Borriello, alta rimessa in gioco, questa volta però per gli amaranto, sta giocando molto bene Perna, era stato uno dei migliori anche giovedì in Coppa. Ma sì, in effetti è un ragazzo che sta dimostrando ancora una volta che si può contare su di lui. Azione ora, palla dentro per Lorenzini, il tiro, rete di Lorenzini, rete di Lorenzini al 29esimo, non esulta Giacomo Lorenzini, però ha segnato. Beh, non esulta, è un signore, fa bene, però ha fatto un gran bel gol, grande bella azione, purtroppo la difesa si è fatta trovare impreparata, non credo che Palmieri possa essere colpato di qualcosa, questa palla è bellissima nell'angolino, nulla da fare. Sì, bella azione del Treviso, c'è poco da fare, bella azione De Francesco Lorenzini, 1-1, ha segnato Giacomo Lorenzini, che poi non ha esultato, io credo che dentro di sé qualcosa l'abbia provato. Sicuramente, e credo anche un po' di rammarico, perché bene o male lui è già livornese. Ruotolo, colpo di testa di Filippi,
rimessa in gioco per gli Amaranto, ruotolo su di lui, De Francesco lo ferma, è partito proprio da De Francesco l'azione del gol e pareggio del Treviso. C'è stato questo fendente che si è spento nell'angolino alla sinistra di un incolpevole Palmieri, non ci sarebbe mai potuto arrivare. 1-1. Cannarsi, colpo di testa di Filippi, ha commesso fallo Cannarsi che con il gomito si è appoggiato su Borriello, l'arbitro però ha lasciato andare, forse ha giudicato un regolare contrasto. Io ho allargato le braccia, ha cercato di arrivare per primo sulla palla e il contatto c'è stato, non evidentissimo, l'arbitro ha creduto e ritenuto opportuno ritenerlo non un fallo di gioco. 31esimo, 1-1 dunque, parità ristabilita a Piovani, ha risposto Lorenzini. De Francesco di testa, ruotolo, Cannarsi, Borriello su di lui, ha commesso fallo Borriello e c'è il calcio punizione a favore del Livorno, già battuto. Un po' di movimento qua in tribuna, ho visto arrivare una bottiglia d'acqua. Perna, Mezzanotti, Saverino, era finito fuori Mezzanotti, rimessa in gioco a favore del Treviso sotto la gradinata. Imponente anche lo schieramento delle forze dell'ordine. Si riparte, colpi testa di Perna, Saverino, a terra Saverino, attenzione alla partita, si sta anche accendendo, terra anche Grauso, rimessa laterale per gli Amaranto. C'è Mezzanotti che richiama Perna. Anzi, calcio di punizione per il Livorno, già battuto. Fanucci, Cannarsi, Cannarsi, Fanucci, si fa vedere Saverino, aggancia Saverino, si allunga un po' il pallone, riesce comunque a mantenere il possesso, Parravicini su di lui, la lotta tra Parravicini e Saverino, ha commesso fallo Parravicini, è sempre nel vivo dell'azione, sempre a difendere la sfera, è un grande Saverino. Ragazzi, è uno che salta sistematicamente l'uomo, chiunque si possa trovare davanti. Gelsi, Gelsi, apertura su Perna, Perna lob, Piovani in fuorigioco. Calcio di punizione a favore del Treviso. C'era anche Protti in fuorigioco. C'era anche Protti in fuorigioco, quindi aveva solo l'imbarazzo della scelta. In questa circostanza l'assistente di Brighi, De Francesco, va via a Gelsi che poi lo mette giù. Calcio di punizione. È un bel elemento anche De Francesco, è un buon giocatore, riesce a sgusciare via spesso, ha un buon controllo di palla. Sì, sì, è un grande elemento. Lorenzini, eccolo qua De Francesco, salta a ruoto, l'attenzione, va fermato, Cannarsi su di lui, De Francesco, poi finisce a terra, cercato di far tutto lui, c'è un brutto fallo di De Francesco. Questo è un giallo tendente alla ragione. Perché questo è un fallo di reazione, classica fallo di reazione, questo era quasi quasi dal rosso, lasciatelo dire. Questo è un gioco, non direi, non è da classificare nel fallo di gioco, questo è classicamente andato sulla gamba, non sul pallone. Sì, non è stato un bel intervento quello di De Francesco, tutt'altro. Stavamo tessendo le lodi, ma ha avuto questa reazione su Cannarsi che è rimasto a terra. Calcio di punizione a favore del Livorno con Cannarsi a terra, si getta un po' d'acqua in testa di Francesco, magari sbollisce un po' la rabbia e poi va a chiedere scusa a Cannarsi. Ecco qua, calcio di punizione a favore del Livorno, si è reso conto di aver fatto una brutta cosa. No, no, certo, poi quando al di là della botta a caldo uno riesce a capire che ha fatto qualcosa che non doveva fare, va a scusarsi, tanto di cappello, dimostra di essere una persona intelligente. 10 al termine del primo tempo, 1-1 al gol di Piovani, ha risposto Giacomo Lorenzini. Fanucci sbaglia, attenzione a questi palloni in avanti, bisogna ragionare con calma, il tempo c'è.
Pianu, lungolinea su Borriello, l'ottimo anticipo di Armandino Perna, va Perna, si prende lui la responsabilità di andare avanti, azione di prima del Livorno, Ruotolo, Protti cerca lo spazio per effettuare il traversone, eccolo qua, verso Piovani, Piovani di testa, rimette lì, arriva poi Bianco ad allontanare, pallone che si impenna, rimbalza, lo attende Mezzanotti, lo deve difendere, poi finiscono a terra Mezzanotti e Borriello, ha commesso fallo Mezzanotti, calcio di punizione a favore del Treviso. Non è una bella partita, ma d'altra parte non mi aspettavo assolutamente una bella partita. Beh, oggi non è che si debba cercare, anche se devo dire che sto vedendo Livorno che quando parte in azione manovrate è sempre un gran bel vedere, era un po' che non giocava un calcio così bello largo, però ovviamente quest'oggi non è che si chieda la luna, quest'oggi si chiedono tre punti, punto, a capo. Fortin esce dalla propria area di rigore abbondantemente anche, il suo rilancio vuole De Francesco, De Francesco e Ruotolo, alla meglio l'ex cosentino, Cannarsa sul fondo, su di lui Borriello, rinvio di Palmieri, 37 del primo tempo, Palmieri al rinvio, ecco qua Francesco Palmieri partire sotto la sua curva, rinvio di Palmieri, non lunghissimo, alto, Lorenzini di testa, svetta, Grauso lo ferma, c'è questo tocco indietro, Palmieri protetto da Fanucci e Mezzanotti va al rilancio, Gelsi, Saverino, il pallone per lui, lo deve difendere da due uomini, perde il controllo, interviene Brighi e comanda il calcio di punizione, anche in questo caso intelligente l'arbitro, ha visto se poteva concedere il vantaggio, poi azione sfumata e calcio di punizione. Nella casa Brighi sarà uno dei pochi sicuri promossi quest'anno. Fanucci, Grauso, Cannarsa, Cannarsa il lob completamente sbagliato, finisce in fallo laterale, chiede scusa il bravo centrale Amaranto a Ruotolo, che sta proponendo sulla sua ala, spizza Borriello, anche Lorenzini, De Francesco, nuovamente De Francesco, retropassaggio di Parravicini su Fortin, la pressione di Protti, Fortin con calma per Filippi, Filippi apre tutto a Varco Piano, Lorenzini spalla la porta, tocco corto, meno male perché potrebbe essere un'azione pericolosa, poi sbaglia Mezzanotti, allora Parravicini, su di lui la pressione del capitano quest'oggi Amaranto, Gelsi in assenza di Vanilli, perde pallone il Treviso, rimessa laterale a favore del Livorno, Fanucci, avviciniamo al termine del primo tempo, Livorno 1 Treviso 1, Saverino si propone, anche Grauso, c'è anche Gelsi lì che può portare avanti palla, lo fa Fanucci, largo Ruotolo, Fanucci, rasoterra, il tocco d'esterno di Piovani per Protti, arriva Ruotolo, pallone in fallo laterale, in termini rugbistici, azione alla mano del Livorno. Quindi a Livorno era un po' che non ci faceva vedere queste belle azioni, ci fa ben sperare per il proseguo della partita. Ruotolo, c'è anche Gelsi lì, Ruotolo con le mani, il movimento di Michele Gelsi, Ruotolo cerca lo spazio per affondare il colpo, lo fermano e la rimessa laterale a favore del Livorno, vuole palla Grauso, la riceve, la girata di Grauso sul fondo, Fortin pronto al rinvio, chiaro che queste sono ormai da qualche domenica partite che si giocano su due campi, anche se ricordiamo che Livorno è artefice solo e unico del proprio destino, aggancia male Piano ma poi ci ritorna sul pallone, quantomeno riesce a allontanarlo da tre quarti campo, Ruotolo ha avuto un momento così non proprio felice, poi da uomo esperto qual è tornato sul pallone, Fanucci, Gelsi, Grauso, c'è un varco centrale per Saverino, palombella di Saverino, ammonizione per Bellucci,
Saverino lo aveva saltato addirittura Piero con un pallonetto. Bellucci che non è certo 1,43 m. No, questo testimonia il fatto che Saverino, ragazzi, è probabilmente uno degli acquisti più azzeccati in assoluto negli ultimi 10 anni del Livorno. Veramente un giocatore di grande spessore. Avrà toccato 1.400.000 euro di palloni, che sono di più. Calcio di in tutto il campionato, ovviamente. Gelsi, accanto a lui Grauso. Vediamo un po' se anche da questo piazzato esce fuori qualcosa. Saverino con il sinistro. Fortin blocca. Fortin è pronto ad andare al rinvio. 41esimo del primo tempo. Fortin al rinvio. Attenzione, Borriello. Palmieri raccoglie il pallone e serve Perna. Avanza palla al piede Perna, cioè l'intervento di Magnani che tocca in fallo laterale. Rimessa in gioco già effettuata. Perna. Gelsi si prende un passaggio. Grauso. Fanucci allarga tutto per Cannarza, che si snoda sulla destra. Cannarsi in avanti, cerca Protti, anticipato dal colpo di testa di Filippi, poi Protti, fuori gioco di Piovani. Fuori gioco di Piovani, anche in questo caso c'era calcio di punizione a favore del Treviso. Piero. Sì, era molto bella, è stata molto bella l'intuizione di Igor, che ha visto il taglio dentro di Piovani. Purtroppo se ne sono accorti un po' anche i difensori biancoazzurri, l'hanno messo in offside. Attenzione a Borriello in area, però è spalla alla porta. Voleva pallone Lorenzini. Meno male che Borriello non l'ha visto, perché aveva un varco. Addirittura su Fortin il pallone di Smanio. Può salire il Livorno. Filippi aggancia bene Borriello. Elegante il suo stop. Poi pallone che fortunatamente non passa. Fanucci. Ancora Borriello. Smanio. Calcio di punizione, un po' ingenuo qua Fanucci. Quanto smaliziato è stato Borriello? Ma ingenuo, diciamo che lui credeva di aver già fatto tutto, invece in questi casi si salta l'uomo, si supera e poi si dà subito via la palla, perché potrebbe diventare pericolosa, e così purtroppo per noi è stato. Comunque ci mancherebbe avercene di Fanucci in squadra. Sì, sì, ci mancherebbe assolutamente. Calcio di punizione, Parravicini, siamo ai 30 metri con Parravicini, che sembra intenzionato a battere a rete. Barriera formata dai piccoletti Grauso, Piovani, Gelsi e poi c'è anche Saverino. Parte Parravicini, alto di poco. Comunque Palmieri era lì. Sì, bella posizione tagliata, un destro morbido. Palmieri ha dato l'impressione di essere sulla traiettoria, accompagnata, diciamo così, con lo sguardo dietro la sua porta e davanti alla curva dei supporter Amaranto. Grauso in avanti, sbaglia l'appoggio. Filippi, Borriello, Lorenzini. La rimessa laterale del Treviso. Filippi. Questa volta non aggancia Borriello, lo fa Gelsi. Parravicini di testa, rimette il pallone in avanti con la girata di Filippi. Gelsi, Saverino, De Francesco su di lui, che è già ammonito. Calcio di punizione. Questo non era certo un fallo cattivo, questo proprio la rapidità di Saverino. Purtroppo per gli altri, ovviamente, Saverino è molto veloce e i giocatori arrivano spesso volentieri in ritardo, o meglio, arrivano tempi giusti, ma lui è più veloce degli altri. 2 minuti di recupero, ha detto l'arbitro, vuol dire che giocheremo fino al minuto 47. Cannarza lo attacca Borriello, in scivolata non ci arriva. Il colpo di testa di Filippi, preciso, dove c'è Parravicini, si prosegue Saverino. Vediamo un po' se è il fuorigioco o il mano. Fuorigioco, è il fuorigioco. Calcio di punizione a favore del Treviso. C'era un mano e poi il fuorigioco di Piovani.
calcio di punizione per il Livorno. Io ricordo un Livorno-Alessandria, con l'Alessandria in panchina, Orrico, ci fischiarono 41 fuorigioco. Sì, me lo ricordo anch'io. E ti ricordi come finì quella partita? 0-0, 1-1. Non me lo ricordo. Ecco, allora non me lo chiedere. Parravicini, De Francesco, su di lui Grauso, ci passa De Francesco. Parravicini, attenzione, Smanio lascia a Magnani, largo Pianu, Pianu, Magnani, spazio per il cross, bravo Davide Mezzanotti, a Cerniera a chiudere, cross, Gelsi allontana, Saverino, largo, può partire il contropiede Livorno, Piovani, non si intende con Protti, Fortin. Ultimo minuto di gioco, forse l'ultima azione del primo tempo, sull'1-1. Smanio ha servito Pianu. Magnani. Lorenzini, perna su Borriello. Fanucci poi. Gelsi. Palla al piede, Michelino Gelsi. Saverino. Gelsi ancora. Ha controllato male Gelsi, però è tornato sul pallone. Piovani, Gelsi, Grauso, Piovani. C'è tempo per spingere ancora. Va Piovani, tunnel ad De Francesco. Poi arriva Filippi che lo ferma. De Francesco, fallo di Piovani. Finisce il primo tempo. Si va negli spogliatoi sul risultato, Piero, di 1-1. Sì, un po' la mano in bocca, perché bene o male il Treviso ha fatto un tiro in porta e ha fatto gol, e dispiace, però questo è il gioco del calcio, vince o quantomeno la palla che va dentro è importantissima, quindi non vedo problemi di sorta. Si va a riposo sul risultato di 1-1, però un Livorno che ci sembra abbastanza in palla, staremo a vedere nella ripresa. Trattoria da Galileo di Ivo Pianieri. Il Tempio del Cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno, dal 1959, trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. Sì. Carrozzeria Batoni, autorizzata Saab. Carrozzeria Batoni, al vostro servizio da 3 generazioni. Alla quarta ci stiamo lavorando. Carrozzeria Batoni, via Bologna 7, Colle Salvetti. Il tuo magazzino è troppo piccolo o troppo grande? Basta con i costi fissi. Unival lo spazio, gestisce le tue merci facendoti pagare solo lo spazio che occupi. Convenzioni speciali per commercianti. Unival lo spazio, Ospedaletto, Pisa. Ci tengo molto al mio nuovo CD. Sento che sto diventando grande. Ci sono canzoni come I got the real thing. Ecco perché ho scelto la Fabia. Perché quando senti che stai crescendo, la Fabia è la tua macchina. Auto 2001, concessionaria Skoda esclusiva per Pisa, Livorno e province, vi aspetta nella nuova sede in via di Capiteta 1, Ospedaletto Pisa. Sabbiatura e Pier J. Giordano, via Lebotra 2, Lorenzana Pisa. CM Traslochi, nazionali e internazionali, ovunque presto e bene, www.cmtraslochi.it. Le trovi da Pardini, concessionaria Land Rover, via L'Amalfa 3, Livorno. 1975 a Pisa, Arredo 4, studio arredamento e progettazione, consulenza abitativa ed immobiliare, progettazione di abitazioni, negozi e bar, ristrutturazione di abitazioni, rustici e vecchi fabbricati, realizzazioni con ditte qualificate e personale specializzato. Arredo 4, un'idea che nasce da esperienza, competenza, professionalità. Arredo 4, al tuo servizio per creare casa. Arredo 4, in centro a Pisa, in via Carducci 3032. Per informazioni e preventivi contattateci.
La trovi da Nema Auto, via di Novecchio Ospedaletto Pisa e via del Chiesino Pontedera. Se la Maga Guida fosse vissuta ai tempi di Paolo e Francesca, o di Giulietta e Romeo, il loro amore non sarebbe così tragicamente finito. La Maga Guida avrebbe trovato la soluzione al loro destino. Ermacom e Punto Luce. Il mondo della luce si divide in due e raddoppia. Perché distruggere un sogno? Adesso c'è Prestitalia. Stai pensando alla macchina nuova? Pensa a Prestitalia. Prestitalia per le tue scelte importanti. Prestitalia per non rinunciare ai sogni. Per informazioni 848-800-971. C'è niente di più piacevole che trascorrere il sabato sera ballando. Dove? Al Circolo Arci La Pagoda. Il sabato sera ballo liscio con le migliori orchestre. Ma non solo, al Circolo Arci La Pagoda, il martedì e giovedì sera, domenica pomeriggio e festivi, si gioca a tombola. Circolo Arci La Pagoda, il divertimento è assicurato. Via Fiorentina 545, Riglione Pisa. O fai il giro del mondo o vai allo zoo di Pistoia. Zoo di Pistoia, animali da tutto il mondo. Trattoria da Galileo di Ivo Piagnieri, il tempio del cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno, dal 1959. Trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. Sì. Mezza sostanza, credo. Bene, amici telespettatori, eccoci ancora insieme Piero Giambruni e Alessandro Santarelli per i secondi 45 minuti che a questo punto valgono davvero il campionato. Li valevano anche prima, ma adesso, come dire, ci sono dei risultati non proprio favorevolissimi e quindi ci sono 45 minuti da, come dire, da infarto, Piero? No, infarto no, ma ci mancherebbe. Sicuramente saranno, diciamo, i motivi di questi 45 minuti saranno, andranno ben più al di là del risultato odierno. E si è riniziato a giocare. Livorno e Treviso sono in campo con le stesse formazioni del primo tempo che vi rileggiamo brevemente. Livorno con Palmieri, Canarsi, Mezzanotti, Gelsi, Perne, Fanucci, Ruotolo, Grauso, Piovani, Protti e Saverino. Risponde il Treviso con Fortin, Piano, Filippi, Bianco, Bellucci, Smanio, Magnani, Paravicini, Lorenzini, De Francesco e Borriello. C'è bisogno anche del pubblico amaranto che sta ovviamente sostenendo i suoi, ma questo è il momento davvero fondamentale, decisivo, quello del non ritorno, diciamo così. C'è l'intervento su Saverino che è stato fermato e allora Fortin, era stato Smanio su di lui. Colpo di testa di Fanucci, mette giù Francesco, De Francesco, palla in avanti, arriva a Borriello, Gelsi, Piovani, Piovani segue l'azione, Ruotolo sul fondo, però finisce questo pallone. Nell'intervallo Piero si è scaldato e continua a farlo Fabione Alter. Beh, ovviamente Livorno, a Livorno il pareggio non è che serva poi più di tanto. Serve proprio. Sì, quindi credo che possa nel breve volgere di qualche minuto entrare in campo. Al posto di chi, onestamente, adesso non saprei dirtela. E io non te lo chiedo. Colpo di testa di Borriello, non è riuscito a servire Lorenzini. Fanucci, Saverino, c'è spazio per Grauso. Piovani, Piovani dietro Grauso, su di lui l'intervento sul pallone in un primo momento, adesso viene preso anche per la maglia, ammonito il numero 6
Federico Smanio è il terzo ammonito per i trevigiani. Nessun cartellino giallo è stato sventolato per il momento verso i giocatori del Livorno. Calcio di punizione, 2 e 10 della ripresa, 1-1. C'è questo calcio di punizione, viene battuto per Grauso, non arriva il pallone a Piovani. Lorenzini spalla la porta, serve Smanio, Fortin ci va Protti a tentare la pressione, Fortin si libera del pallone, colpo di testa di Perna, aggancia con l'esterno, Parravicini, libera Magnani, allora Lorenzini va in avanti, sbaglia completamente il passaggio, colpo di testa di Ruotolo, Palmieri con le mani, Fanucci, Gelsi, attenzione, Borriello lo ferma, intervento da dietro, ha toccato il pallone e l'ha tolto a Gelsi. Treviso in avanti con Pianu, lascia Magnani, spalla la porta a Magnani, quindi Bellucci, Lorenzini, Bellucci, Magnani, non ci sono varchi, prova ora Lorenzini, di petto Fanucci su di lui, colpo di testa di Protti, non trova compagni, ecco ancora Igor Protti di testa, ma siamo sempre lì, metà campo del Treviso, Magnani a Filippo, Smanio, Fortine che sbaglia tutto, forza ragazzi, andiamo sulla pressione, ci prova Grauso, varchi che non ci sono, Treviso che può andare in palla, Pier. Ma Livorno sta accentuando di molto il pressing, l'abbiamo già detto, il pareggio non serve probabilmente a niente. I due esterni centrocampo, Mezzanotti e Ruotolo, anziché come facevano prima, sono invece costantemente nella metà campo avversaria, quindi forse è il momento di spingere. Saverino ha guadagnato una rimessa laterale, Mezzanotti, anche Iaconi dà indicazioni ai suoi. Grauso, vediamo, sempre Amaranto la rimessa. Ma siamo sempre lì. Saverino, un po' di fosforo che prova a mettere proprio il Save, va Saverino, anticipato Grauso, attenzione, contropiede, va Parravicini, supera numerica del Livorno, comunque Parravicini attende l'arrivo di rinforzi. Bianco, Filippi fuori, portato il pallone in fallo laterale Filippi, e quindi rimessa in gioco a favore del Livorno, quinto della ripresa, 1-1. Palla per Yuri Cannarza. Stefano Fanucci, lo attende Lorenzini, può andare a piacimento il centrale Amaranto, con il destro prova a liberare Piovani, il pallone è lungo, questa volta Piovani era scattato in posizione regolare. Si sgancia il solito De Francesco, prova a superare Cannarza, arriva anche Ruotolo. De Francesco tunnel, e c'è il calcio di punizione, lo ha fermato Cannarza, era De Francesco contro Cannarza e Ruotolo, era passato. Sì, in gran numero, è un bel frambolere, però sarebbe meglio che oggi si stoppasse un capellino. Attenzione ora a questo calcio di punizione che batte il Treviso con De Francesco, Gelsi, Mezzanotti, Cannarza, Saverino, Perna, tutti in area. C'è anche Piovani al limite, rimane soltanto Igor fuori, Igor Protti. Attenzione, calcio di punizione, pallone tagliato dentro, Gelsi che libera. C'è a terra Fanucci, l'azione prosegue, va Piovani alla caccia della sfera, può ripartire il Treviso con Fanucci a terra, lo vede ora Pianu, mette il pallone in fallo laterale, a terra Stefano Fanucci, forse ha preso un colpo, vedo, alla coscia, Piero. Sì, penso di sì. Comunque da segnalare il comportamento molto sportivo di tutti gli atleti del Treviso che hanno indicato al portatore di palla di gettarla in fallo laterale per poter soccorrere il nostro Amaranto. Al di là del fatto che sia una partita importante, questo è un gesto che ci fa molto piacere. Saverino restituisce a Fortin, si riparte da Fortin, William Pianu in avanti, Lorenzini e Perna, la meglio Perna di testa,
a metà tra Gelsi e Parravicini, alla meglio giocatore del Treviso, che può servire un compagno e far ripartire l'azione. Cannarsa in anticipo su Borriello, molto bene Iuri in questa circostanza, poi con un po' di fortuna Smanio vince un rimpallo, Cannarsa si gioca sul filo del fallo laterale, 6 di colpi di testa, l'ultimo è quello di Grauso che mette in avanti, però colpisce di petto Smanio, allora il Treviso che riparte, si libera Lorenzini, perna su di lui, perna Pianu, Smanio, è il momento questo del Treviso, bisogna serrare mezzanotte di testa, Saverino controlla il pallone, prova ad andare via, il Save lo fa molto bene, lo ferma Borriello, fallosamente calcio di punizione a favore degli Amaranto, ottavo, mezzanotte ha qualcosa da dire a Magnani, gli ha detto sì, tanto alla prossima. Sì, speriamo che ci sia poco da dire e tanto da fare. Cannarsa, Grauso, vicino al cerchio di centrocampo, cerca idee Grauso, serve Saverino, largo, Mezzanotti che può ricevere, il dribbling di Mezzanotti che lascia sul posto Magnani, cross di Mezzanotti, Protti, Fortin all'ottavo. Protti. Grande lavoro sulla fascia sinistra di Davide Mezzanotti, che rimette al centro una bellissima palla su cui Bellucci non ci capisce niente, Protti dalle sue spalle riesce a colpire, purtroppo non con la forza, con la violenza con cui avrebbe diciamo voluto, ne è venuto fuori praticamente una telefonata al portiere. A terra Saverino e Borriello, calcio punizione già battuto, perna, costruisce Livorno adesso, piano piano avanza, guadagna metri, Mezzanotti, Grauso, Fanucci, largo, Cannarsa, nono della ripresa, Cannarsa, Protti aveva anticipato Bellucci ma il pallone è arrivato fin su Fortin che ha preso il pallone sul colpo di testa di Protti, centrale, ha bloccato, Pianu, Mezzanotti di testa, quando prende il pallone era già finito in fallo laterale, la rimessa è giustamente a favore del Livorno. Mezzanotti, è pronto Alteri ad entrare, Saverino, calcio di punizione, fino a questo momento Piero indubbiamente migliore in campo Davide Saverino. Sì, migliore in campo di tutte e 22, lasciamelo dire, veramente un autentico catalizzatore di palloni e poi veramente grandi personaggi. Esce Grauso, entra Alteri, una punta in più, un centrocampista in meno. Beh, è ovvio, qui c'è bisogno di spingere, io pensavo fosse Ruotolo il predestinato, invece è uscito Grauso, un incontrista, c'è poco da incontrare, a questo punto c'è da spingere. Quindi si forma praticamente una sorta di tridente con Piovani, Protti e Alteri, eccolo qua, infatti adesso si vede molto bene, il tridente Amaranto con Saverino un passo dietro. Mezzanotti ora, spiovente, cerca Ruotolo, colpo di testa di De Francesco, Cannarsa appoggia per Fanucci, giustamente non appoggia dietro ma fa ripartire Perna, va Perna, Mezzanotti attaccato da Borriello, è lì Borriello a tu per tu con Mezzanotti, Saverino va lui, vuole il pallone, lo prende, lo porta avanti, glielo toglie Borriello, ancora il Save, Fanucci, l'anima della squadra, Davide Saverino, Fanucci, Ruotolo, Fabio Alterio, cazzo per pallone, Ruotolo, libera Protti, poi Piovani ha commesso fallo, calcio di punizione a favore del Treviso. Punta centrale è Alteri, Piero con Protti e Piovani che praticamente incrociano sulle ali spaziando qua da destra e da sinistra. Eh sì, non c'è certo nessuno che assume una posizione ben determinata, sono tutti e tre a girare vorticosamente diciamo nelle parti importanti del campo, speriamo bene. Fanucci, Mezzanotti e si riparte, è buono che adesso comincia ad attaccare a testa bassa, Mezzanotti, Gelsi, Saverino, c'è di là Ruotolo che gode di una certa libertà, eccolo servito ora nel momento in cui però lo va a chiudere Filippi,
Varchi, Intasati, Cannarza. Livorno prova a aprire le maglie biancocelesti. Allora va Michelino Gelsi, palla al piede, costretto a arretrare e servire Saverino. C'è Mezzanotti là. Saverino che con l'ingresso di Alteri ha arretrato il raggio d'azione. Questa volta sbaglia il passaggio, signori, è il primo. Rimessa in gioco per il Treviso, 12° della ripresa. Fortin in tribuna. Rimessa in gioco per il Livorno. In zona di attacco, Ruotolo, Gelsi, Ruotolo, Gelsi ancora. Cercano lo spazio per metterla nel mezzo, dove attende il pallone Protti insieme ad Alteri, insieme a Piovani, ma siamo sempre lì. Ci prova Gelsi, questa volta non sono molto d'accordo. Ma a prima battuta nemmeno io, però ovviamente il collaboratore era lì, era proprio a un passo dall'azione. Fortin alla battuta del calcio di punizione. Fortin, mentre anche Orrico mi sembra che fa scaldare un paio di elementi. Fanucci, attenzione, pallone che carambola, Gelsi lo fa suo. Saverini e Protti, Protti recupera il pallone, potrebbe essere un'azione interessante questa di Livorno che porta avanti con Protti. Mezzanotti ha seguito, Protti messo a terra, calcio di punizione a favore del Livorno. E questa è una posizione interessante, Piero. E il buon Smanio ha rischiato l'espulsione, cari miei, perché questo sono sicuro che se, siccome l'arbitro è bravo, si è accorto che lui l'aveva già ammonito, fosse stato un altro giocatore non ammonito, lo avrebbe sicuramente punito con il giallo. Ha visto bene, occhiata d'intesa, al prossimo si apre il bagnoschiuma. Qua speriamo di aprire la porta con il Pio sul pallone, è un po' la sua posizione questa. Piovani, Fortin sul primo palo, il fischio dell'arbitro, parte Piovani basso, libera di Francesco. Punizione che non ha avuto esito sulla barriera, il tiro di Piovani. Mezzanotti, Alteri, si vede il suo diretto avversario, poi perde il controllo del pallone, contropiede del Treviso, torna Alteri, non riesce a fermare Borriello che poi perde da solo il pallone, meno male perché Borriello stava andando. Mezzanotti, lungolinea per Alteri, è buono Alteri, su di lui l'intervento di Pianu. In fallo laterale, rimessa in gioco per il Livorno. Alla rete i tifosi Amaranto spingono i loro giocatori. Credo che un amore del genere deve essere per forza ripagato. Mezzanotti, Mezzanotti, Michelino Gelsi si gira, deve adesso crossare, lo fa per Alteri, non riesce a fare la sponda come voleva. Nel Treviso è pronto Breschi ad entrare. Cannarza, rimessa laterale per il Treviso. Credo che sia un difensore, un centrocampista Breschi. È un esterno. Un esterno, quindi al quarto d'ora entra Breschi, al posto di De Francesco addirittura. Esce De Francesco ed entra Breschi. Personalmente sono contento che esca De Francesco perché è un elemento che a me fa molta paura. Meno male che Enrico lo toglie. Ma chi lo sa, probabilmente lui ha bisogno forse di più velocità, non lo so, perché Breschi è un tornante, è nato a Pistoia in Toscana nel 76, proveniente quest'anno dalla Ternana, dalla Coppa da Gennaio quest'anno. Non è molto contento Francesco. Breschi riesce a mettere in movimento Borriello, attenzione Borriello, in area di rigore, corner, mamma mia, calcio d'angolo per il Treviso. Dunque è uscito Francesco De Francesco, al suo posto è entrato Breschi, corner per il Treviso. Gran mucchio in area di rigore, Cannarza e Lorenzini a contatto spiovente, esce Palmieri, allontana Saverino, Protti, li toglie palla proprio Breschi, poi Piovani, Fortin di testa con il cappellino. Fortin è uscito su Piovani, riuscendo ad anticiparlo.
Attenzione ora Breschi. Palmieri. Con i piedi, con calma, Palmieri. Cannarza. Provano a far sentire anche i tifosi del Treviso. 3.898 sono i paganti, almeno quelli ufficiali. Rimessa in gioco a favore del Treviso. Lorenzini ha servito Smanio. Ancora Smanio che ha ricevuto da Bianco. Borriello di testa, gira per Lorenzini. Perna lo anticipa. Gelsi, Ruotolo alla caccia del pallone. Protti, Alteri non aggancia ma comunque riesce con un tocco un po' strano a far arrivare il pallone a Protti. Gelsi, Ruotolo, pallone buono per Ruotolo, a terra c'è Gelsi, prosegue Ruotolo, una finta, cerca lo spazio per traversione, Saverino con il sinistro, Saverino messo giù, calcio di punizione. È immenso Saverino. Qualche calcio di punizione se l'hai procurato, quel ragazzo, qualcuno, non tantissimi. Calcio di punizione a favore del Livorno, anche questa è una posizione per Saverino al 18esimo. Vediamo un po', calcio di punizione per gli Amaranto, proprio su punizione siamo riusciti a sbloccare il risultato. Vediamo un po', Gelsi accanto a Saverino. Fortin preoccupato, Saverino, fischio dell'arbitro, parte Saverino, Palombella, traversa, traversa, Mezzanotti, traversa, niente da fare, traversa di Saverino, porta maledettamente stregata. Colpa al morale, colpa al morale, ma noi siamo più forti, forza ragazzi, forza! È il momento di spingere, il pareggio non serve a niente. Fortin al rinvio. È il momento di affondare il colpo, di caricare a testa bassa, c'è poco da fare. Gli Amaranto devono vincere questa partita. Palmieri, vicino a lui Fanucci, riceve. La traversa è sempre lì che trema. Saverino. Molte movimento, Piovani, il pallone sembra buono, Piovani, cross, Alteri, Mezzanotti anticipato, anticipato Mezzanotti, reclamano per un fallo di mano in area i giocatori del Livorno. Sfortunato adesso il Livorno, niente da fare, Piero. Piero, Alessandro. Piero. Non esiste. Dopo la traversa, questo colpo, questo tiro a colpo di sicuro di Alteri, deviato quando già stava andando in rete. Ragazzi, dobbiamo essere più forti della tradizione, anzi, nelle maledizioni. Cannarza, su di lui, Borriello, fallo, calcio di punizione. Ventesimo della ripresa. Se Livorno spinge può far sua la partita. Calcio di punizione per il Treviso, la cui difesa ha tremato. Lorenzini, Magnani, anzi Breschi. Breschi attaccato da Gelsi. Lorenzini finta ma per Cannarza. Cannarza, apertura, Piovani di testa, Saverino, Mezzanotti. Piovani, Saverino mette giù. Va Saverino, Piovani cambia gioco, mette in movimento Ruotolo che aggancia, Ruotolo, c'è il colpo di testa di Breschi credo, rientra dal fuorigioco, Protti fermato adesso, in offside, credo Piero che assisteremo a questi 25 minuti, forse qualcosa di più, a un assalto scriteriato del Livorno a questo punto. Scriteriato nel senso che c'è poco da ragionare anche volendo, no? Sì, il Treviso fra l'altro ho capito perché ha messo Breschi, lo ha messo in posizione centrale in copertura e quindi ha tolto un trequartista di pratica, un offensivo e ha messo un puntino in più per conservare il pareggio, mi sembra legittimo tutto questo. Saverino si va a prendere l'ennesimo fallo, calcio di punizione. Gelsi, Cannarza, Saverino,
fermato questa volta da Borriello, calcio di punizione. Mezzanotti, Mezzanotti, Protti, Piano, anche fortunato Piano, aveva perso il pallone, poi l'ha recuperato. Lorenzini, Magnani, su di lui Mezzanotti, Magnani deve girarsi, Mezzanotti lo pressa, gli ruba il pallone, Piovani, Mezzanotti, cercava Protti, c'è un colpo di testa che alla fine serve Alteri, che lo fa finire il pallone in calcio d'angolo, ha fatto bene Alteri. Corner, guardate Mezzanotti, non so se è inquadrato con il boato dei sostenitori amaranto, battuto il calcio d'angolo, ancora Piovani, rimette nel mezzo, Alteri, mischia, libera scivolando anche Borriello, Ruotolo, Fortin, niente da fare, altra mischia in area. Breschi, Lorenzini prova a respirare il Treviso, attenzione c'è Magnani tutto solo, Piovani va a recuperare la posizione, grande Piovani d'esperienza, voleva mangiare il pallone. È così che Livorno può vincere la partita. Al di là di tutto, questo Livorno non ha niente da rimproverarsi, sta giocando con il coltello tra i denti. Fanucci, Saverino, Piovani, Saverino, Gelsi, può caricare il destro, ribattuto, Protti, si allunga il pallone, Protti, Piovani, limite dell'area, Mezzanotti, Alteri, sul fondo, Alteri di testa, sul fondo. Grande azione, Livorno sta premendo, bella, speriamo che ora Fabio non si sia fatto del male perché sarebbe un problema, veramente un grande azione, Livorno sta spingendo al massimo, sta giocando bene, Alessandro sta giocando bene, forza. Livorno sta giocando bene, sta mettendo il cuore, sta mettendo tutto quello che ha, è anche sfortunato. C'è il... ci sarà il rinvio di Fortin. E anche tanta sfortuna, Piero. Sì, qui si sono 30 anni di maledizioni, io non riesco a capire. Veramente un Livorno che le sta provando di tutte, è andato vicinissimo, attraversa, tiri vicini a un passo dalla linea che rimbalza, io non lo so, non lo so. Dobbiamo essere più forti di tutto e lo siamo. Alteri è pronto a rientrare, serie di colpi di testa, il pallone è lì. Saverino intelligentemente, perna. Fanucci, va Fanucci con calma, Saverino, Saverino cerca Protti, eccolo servito, Protti perde il controllo del pallone, Smanio, Smanio, ribatte Saverino, c'è però Piano, Piano addirittura su Fortin, Fortin attaccato da Piovani, rinvio di Fortin. 20 al termine, Lorenzini, cioè fallo di mano di Magnani che l'arbitro sanziona e comanda il calcio di punizione a favore della squadra di Iaconi. Ha battuto perna a Trattoria da Galileo di Ivo Pianieri, il tempio del cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno dal 1959. Trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. Un nuovo parcheggio sotto casa, proprio sotto sotto. Consabit, Consorzio Abitazione Livornese, vi offre l'opportunità di acquistare un posto macchina nel nuovo parcheggio in Piazza della Vittoria, Livorno. Non perdere l'occasione. IVA al 4%, detrazioni fiscali pari al 36% del costo di realizzazione, anticipazione bancaria pari all'intera spesa d'acquisto, mutui decennali e sovvenzioni quinquennali a condizioni particolarmente vantaggiose. Per informazioni, Consabit, via Martin Luther King 21, Livorno. Yeah.
le trovi da Pardini, concessionaria Land Rover, via La Malfa 3, Livorno. Autoscuola Sicura, al passo con i tempi, impartisce lezioni con sistema computerizzato. Sarai assistito da personale esperto e qualificato. Autoscuola Sicura è autorizzata al rilascio di patenti A e B e al rinnovo di patenti di qualsiasi categoria. Autoscuola Sicura, via Toscana 5A, Coteto Livorno. Sconti per gli abbonati e i sostenitori del Livorno Calcio. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto SIM e cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con finanziamenti fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34, Livorno. Macelleria Banti a Livorno e troverai carni di ottima qualità e servizi a domicilio, ma non solo. Servizio poni pollo direttamente a casa tua, polli arrosto, contorni e tante golosità. A tutti i tifosi Amaranto verrà offerto un gustoso omaggio. Chiamate subito lo 0586 89 77 44. L'orto fruttifero, piantine da orto di elevata qualità genetica, garanzia di attecchimento, resistenza e grande produttività. L'orto fruttifero, i frutti del tuo impegno, solo nelle migliori agrarie Garden Center. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzato Alfa Romeo, esegue riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive. Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81, Livorno. Tecnologia ed esperienza al vostro servizio. Non sai che auto acquistare? Il nuovo autosalone multimarche MF Auto fa il caso tuo. Potrai trovare auto nuove anche pronta consegna, usato selezionato certificato e garantito e vetture aziendali con assistenza stradale in tutta Europa. Autosalone multimarche MF Auto, via Tosto Romagnola, San Lorenzo alle Corti, Cascina. La tua scelta per l'auto sicura. Conoscenza dell'inglese, inglese scritto e parlato. Ma senza inglese non posso trovare lavoro. Rilassati e vieni al British Institute. Il British Institute lo trovi a Pisa in via Battelli 29A e a Lucca in via Stradone 1, località Zone. Il mondo della luce si divide in due. Punto Luce a Borgo Abugiano e Dermacom a Migliarino Pisano. Una grandissima proposta commerciale per acquisti da 1300 euro cumulabili anche in un anno. Ermacom e Punto Luce vi regalano un soggiorno per 4 persone in una meravigliosa località di vacanza. Venite a trovarci, il mondo della luce è ancora più grande. Ermacom, Migliarino Pisano, Punto Luce a Borgo Abugiano. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto SIM e cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con finanziamenti fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34, Livorno. Trattoria da Galileo, di Ivo Pianieri, il Tempio del Cacciucco, ritrovo di artisti e buongustai, tipica cucina marinara nel cuore della vecchia Livorno, dal 1959. Trattoria da Galileo, via della Campana 20, Livorno. Vi aspettiamo qui da Galileo. Sì. Mezz'ora. Calcio di punizione. Questa volta è Michele Gelsi. E chissà, a questo momento non ha ancora trovato il gol su punizione Gelsi. Fischia l'arbitro Gelsi e non lo trova nemmeno ora perché ribatte la barriera. Mezzanotti. Traversone Fortin lascia finire sul fondo. E allora Fortin è pronto al rinvio. Quando siamo alla mezz'ora, un quarto d'ora per il Livorno, Pietro. Un quarto d'ora di sofferenza, forza. Rinvio di Fortin. Fanucci. Lorenzini. Per me il Treviso ha tolto gli elementi più pericolosi, De Francesco e Borriello. È una cosa da sfruttare, evidentemente non ne avevano più. Rimessa in gioco per gli Amaranto. Mezzanotti che guadagna qualche metro. Perna. Saverino, Perna.
poi Fanucci largo per Cannarza che può avanzare, supera Lorenzini, va Cannarza, difende il pallone Yuri Cannarza, pallone buono per Protti, Protti area di rigore, Protti si deve girare, ha commesso fallo Protti. L'arbitro era lì, noi siamo qui, il fischietto lo ha lui e c'è poco da fare, punizione contro. Ma avrà un po' allargato le braccia al momento di liberarsi dell'uomo, ma insomma era una rigore, qualcosa doveva pur fare. Da fondo campo Fortina al calcio di punizione. Perna di testa Alteri. Poi Memmo, Lorenzini, Cannarza, attenzione, allontanare il pallone da lì. Perna, arriva Cannarza che di testa serve Palmieri. Sono quei palloni pericolosi perché rimangono lì e poi ti possono beffare. Bene ha fatto Cannarza in tuffo di testa, serve Palmieri. Fanucci, bella palla per Ruotolo. E corner per gli Amaranto. Forza ragazzi, andiamo tutti lì per questo calcio d'angolo. C'è Alteri, c'è Protti, arriva anche Perna. Calcio d'angolo battuto nel mucchio, Piovani di testa, l'arbitro ha fischiato e quindi niente di fatto, rinvio per il Treviso con i minuti che passano inesorabili. Siamo al 32esimo, al rinvio di Fortin. Parravicini, Cannarza, attenzione Cannarza, due uomini su di lui, freddo, glaciale Cannarza, non ha avuto problemi a servire subito Fanucci, va a Cannarza, Saverino. Saverino si sgancia a mezzanotte, poi per Alteri, ma Fortin anticipa tutti. Certo che anche Piero la stanchezza comincia a farsi sentire. Ma sono 15 minuti da giocare, la stanchezza non esiste in questi 15 minuti, esiste il cuore. Sul filo del fuorigioco scatta Breschi, il pallone buono, Breschi, cross per Lorenzini, alla caccia del pallone Mezzanotti. Mezzanotti aggira Lorenzini, però rimane lì. Serve Perna, sbaglia Magnani, Smanio, Magnani punta Mezzanotte, uno contro uno, traversone, mamma mia era pericolosissimo questo, traversone di Magnani, meno male che non l'ha seguito nessuno Piero. Mi ha rimesso al centro una palla molto invitante, meno male, dice bene te, d'altronde però De Francesco è fuori anche Borriello, insomma meno male. È il momento di Doga, sta per entrare Doga, vediamo al posto di chi, di Ruotolo, esce Ruotolo per Doga al 34esimo. Piero. Sì, Ruotolo esce, un esausto Ruotolo. Mezzanotte passa a destra, Doga nella sua corsia di sinistra preferita. Doga ha un buon pallone, Alteri, Alteri si gira, ha fischiato l'arbitro, forse un controllo di mano di Alteri. C'è a terra un giocatore del Treviso, niente da fare, calcio, sarà un calcio in posizione. È venuto anche Basso e Serafini, si stanno scaldando, sempre 1-1 tra Livorno e Treviso. In area di rigore c'è stato evidentemente il controllo di mano da parte di Fabio Alteri e allora c'è il calcio di punizione dentro l'area per il Treviso. 35esimo della ripresa, 1-1.
è Bellucci che è finito a terra e quindi c'è il calcio di punizione a favore del Treviso con Fortin che è pronto a batterlo. Vediamo un po', ecco il rinvio di Fortin, che è il calcio di punizione di Fortin. Perna di testa, autorizzato a rientrare ora Bellucci. Può andare Doga, a varco sulla sinistra, salta l'avversario, Doga, cross basso, però c'è Gelsi che può controllare il pallone, liberare Alteri che non aggancia e non era in fuorigioco. Non era fuori gioco, lui lo ha creduto per una frazione di secondo, quel tanto che è bastato per non dargli un controllo agevole. Peccato, poteva essere una buonissima occasione. Altro rinvio di Fortin, stacca Cannarza, va Piovani, Piovani dribbling con il cuore, guadagna una rimessa laterale, tutto in avanti Livorno. Mezzanotti, Cannarza, prova ad andare via Cannarza sul filo del fallo laterale, ne guadagna un'altra, rimessa in gioco ancora da effettuare, ora Mezzanotti di petto, controlla Cannarza, il traversone, Doga di petto, gira per Saverino, Piovani, area nel cross, Gelsi, colpo di testa, vediamo un po', calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Livorno. Piovani pronto a battere. Cannarza invitato ad andare in area. Parte Piovani. Vediamo un po', il pallone è lì e ci rimane Doga, Bellucci. Tutti nella tre quarti campo del Treviso. È un assedio, non dico cosa mi ricorda perché è un ricordo brutto quello che mi è venuto in mente a vedere questo assedio. Ma insomma mi sembra la stessa situazione di Como, così l'ho anche detta. Cerca lo spazio Filippi, allontana Breschi, colpo di testa di Memmo che cerca di guadagnare qualche metro. Palmieri attaccato da Memmo. Saverino, ormai sono saltati gli schemi, è saltato tutto, si gioca solo con il cuore. Fanucci, perna, 38esimo, perna, Doga, cross, sembrava buono, arriva Mezzanotti, controlla Breschi che poi spazza via. Nemmeno ragiona più il Treviso, Piero, prende il pallone e spazza via. No, no, è ovvio, loro alla estrema difesa del punticino per ora in loro possesso. È buono il pallone, Alteri, Alteri mette nel mezzo, ma è incredibile, aveva saltato anche il portiere, Alteri non è riuscito a rimettere nel mezzo. Ora parte il Treviso, Lorenzini messo giù, guardiamo un po', cartellino giallo per Cannarza. Ripensando all'azione di prima, è veramente clamorosa, un'azione veramente clamorosa, io non trovo parole, onestamente non trovo parole, forse magari con calma riuscirò a capire cosa è successo, proprio adesso mi sfugge. Esce Lorenzini ed entra Morante. È uscito Lorenzini, è entrato Morante al suo posto. Anche Morante dentro, dunque è un centrocampista avanzato, se non mi sbaglio, Morante, più che un attaccante. Attenzione, c'è il calcio di punizione, Parravicini, ci arriva Palmieri, bravo, era difficile. Palmieri ha bloccato la punizione. Gelsi, Palmieri, Cannarza,
5 minuti più recupero al termine. Fanucci, Saverino, Perna, Fanucci ancora, bisogna salire. Pallone sembra buono, ma c'è Fortin che blocca. Treviso che riparte. Pallone verso Memmo sulla sinistra. Memmo tocca proprio per Morante. Morante finisce a terra, ma non c'era assolutamente fallo. Fanucci ha subito fallo, si prosegue. Alteri di testa, Protti, rete, sì, rete, è la rete di Protti, ha segnato al 41esimo, Protti è il gol che probabilmente vale la Serie B, Protti ha segnato, è il gol che forse vale la Serie B, Igor Protti ha segnato al 42esimo, Protti, palo, rete, Protti ha messo il pallone alle spalle di Fortin, Igor Protti ha segnato il gol, signori, che vale la Serie B. Protti ha segnato al 43esimo. Fanucci al 41esimo. Igor Protti. A terra Fanucci. Non abbiamo più parole. Protti. Non riesco a dire altro che Protti. Il gol della Serie B. Che può valere la Serie B. Il grido è Serie B, Serie B. A terra Fanucci. Non so se ci perdonerete questi silenzi che ci servono a riprenderci. Non ce la faccio. Il 25esimo gol di Protti che può valere dopo 30 anni la Serie B. C'è la rimessa in gioco a favore del Treviso. Ci vogliono cacciaviti, forare palloni. Gelsi, Piovani, Saverino, Doga, Piovani, fallo su Piovani, calcio di punizione per il Livorno. Viene Brighi, va davanti alla panchina del Livorno, ha qualcosa da dire. Calcio di punizione a favore del Livorno. Saverino ride, è il sorriso di tutti noi, quello di Davide Saverino. Calcio di punizione. Doga, Protti, Doga, 44esimo, Piovani, Gelsi, Fanucci, Perna, Piero Giambruni in lacrime come a Como, ma questa volta di gioia. Gelsi, Perna, Fanucci, è un tripudio amaranto, signori. Fanucci, Piovani, attenzione, sbaglia il passaggio, attenzione. Memmo, attenzione, palla in area, cross, calcio d'angolo, mamma mia.
Mezzanotti se la prende con tutti i suoi compagni. A gioco ormai, tempo ormai scaduto. Vediamo l'arbitro, ma guardate cosa c'è in area di rigore. Di tutto sta accadendo. Traversone, attenzione, palla lì, la allontana Saverino. Protti con Magnani, Fortin. 5 minuti di recupero ha dato l'arbitro. Palla verso Memmo, Cannarsa chiude, rimessa laterale per il Livorno. Non abbiamo neppure più la forza di parlare. C'è a terra un giocatore amaranto. Entra Serafini. Serafini dentro, vediamo chi esce. Intanto i tifosi amaranto entrano in campo. Palmieri, esce Piovani, al suo posto dentro Serafini. Fazzoletti per Piero Giambruni, che se ne sta ormai andando in un pianto a dirotto. Esce Piovani, dentro Serafini. Da fondo campo Palmieri. Francesco Palmieri è pronto al rinvio. Quando siamo giunti al 47esimo. Colpo di testa, tutti indietro, il giocatore amaranto, Saverino. Alteri non aggancia, lo fa ora. Alteri si gira alto. Il tiro di Alteri al 47esimo. Che è finito alto. Riparte il Treviso. Cannarsa. Calcio di punizione per gli amaranto. Brighi ci vuol far soffrire fino in fondo, non fischia più questa fine. 2 minuti mancano ancora. Calcio di punizione per Fanucci. Fanucci. Vicino a lui Perna. Perna batte Fanucci. Ormai i tifosi amaranto sono tutti in campo, almeno quelli della curva. Serafini difende il pallone. Serafini, calcio di punizione a favore del Treviso. 1 minuto al termine. Fortin al rinvio. Gelsi, Perna, Protti. Sì, in avanti Fortin. 50 secondi al termine. Fortin in avanti, palla dentro, fallo nostro, calcio di punizione, calcio di punizione per gli amaranto. C'è da battere il calcio di punizione. Vogliamo lasciare sentire il coro che si commenta da solo. Fanucci. Colpo di testa. Gelsi. Alteri. Serafini. Serafini difende il pallone. È fatta! È fatta! Il Livorno vince a Treviso! Il Livorno vince a Treviso! Il Livorno vince a Treviso! E anche se non c'è ancora la matematica, signori, questa è la Serie B! Piero! Eh sì, grande partita! Grande partita, grande forma di carattere! E non riesco a dire altro! Io dico soltanto una cosa per chiudere questa cronaca. Signori, dopo 30 anni,
arriva la Serie B. Linea allo studio.